Allora ragazzi, buonasera, buonasera e bentornati in questa consueta live del lunedì. No, in realtà non è mai stata consueta fino a questo momento, ma lo sarà da questo momento in poi. Perché appunto, come ho già detto oggi su Instagram, eh, il lunedì sera sarà il giorno di Twitch. Quindi tutti i lunedì alle 21 Twitch. Poi ovviamente durante la settimana... Ci sarà ovviamente altre, altre cose nel mentre. Per esempio, vedete, vedete già nei commenti, <ride> già si citava lo spinosauro. Allora, ehm, giovedì si fa una live con Gabriele Bindellini, che è un, uh, uno degli autori dello studio sullo spinosauro. E, e quindi, insomma, le domande che avrete in materia, ovviamente, le potrete fare a lui. Oh, grazie Fava di Grimmsnarl. Per la resub, grazie mille Leo E, e quindi fondamentalmente Grazie mille anche a Axley Mastiff per la resubscriptions Stasera Puoi farmi musicare Will? Esatto Luca. stasera Rosy mi sa purtroppo Non vorrei però, <ride> però sì Allora, anzitutto ciao a tutti ragazzi per essere, per essere qua eh, Vedevo qualcuno diceva eh, di, per le 9 è un po' scomodo, già l'oro 76. Eh, lo so, però, in realtà per la maggior parte delle persone. Eh, alle 9 è un buon momento. Diciamo, per, per come orario, perché sono tutti a cena. Ovviamente, vedremo anche un'altra cosa. Insomma, ah, grazie a proprio nulla. Grazie Raf per, per il follow. Ben arrivato. Eh, praticamente il discorso mio era. Grazie mille a. Omniosat per il follow. Che non è venuto l'alert, ma vabbè. Comunque, grazie mille. Allora, eh, allora mh, dicevo: eh, il discorso per cui ho messo alle 9 di stasera è perché non c'erano altri appuntamenti fissi in altri canali che si potevano appunto per. Eh, per. Eh, stavo, stavo recuperando la chat. <ride> Scusate, mi sono distratto. Che cazzo stavo dicendo? Sì, per non sovrappormi a colleghi che facevano cose in altri giorni, il lunedì era perlomeno su Twitch, per non sovrapporre troppo il, il palinsesto, per così dire, sì, ho deciso di far così. Però, eh, ovviamente, facciamo anche cose ad altri orari, eh? Per esempio, vi posso dire che eh, giovedì, come vi ho detto, alle 21 c'è questo discorso con... Con, eh, con Gabriele. Che se non ve lo ricordate, è eh, Gabriele Pindellini. Era per chi proprio una markord. Era uno dei ragazzi del canale di Ambiente e Natura. Tra l'altro, bellissimo. Allora. Eh, dicevo sì. Sono. Sono. Sì, ho cambiato il bot. Esatto, sì, ragazzi. E, mm, in mente dicevano. Leo dice: Ma la PP di Trex attira un dinosauro grande con una pinna. <ride> come dire e quindi nulla e poi prossima settimana eh, o oh, sì credo dovrei farci la prossima settimana vi dico ovviamente una live fighissima dove praticamente ci sarà una ricostruzione paleo artistica in live eh, verrà praticamente Sante Mazzei a fare praticamente una... una ricostruzione di un animale preistorico e lo deciderete voi che animale preistorico ne abbiamo scelti quattro e praticamente ci sarà la mia faccina piccola, la chat, gli alert e voi vedrete quello che, che Sante sta, sta disegnando nel mentre parleremo quindi sì, ehm, insomma, sarà, se non è figa come live, Sante eh, era super contento di farla ha fatto anche una grafica apposta, comunque sì, lo, dice, lo, lo direte voi. Fava di Grimsonar, il cinghiale parabolico è estinto, allora in realtà non è estinto, è, è, è in, in pericolo critico diciamo, che è una popolazione ridottissima. Imperatore Nino Frassi, buonasera Willy, finalmente riesco a vederti in live, mi fa piacere. Cosa ne pensi dei pavoni di Punta Marina Terme e del fatto che la gente voglia fare una raccolta fondi per liberare zibetti per combatterli? Dicono che i pavoni distruggono auto e tetti ed attaccano cani. Questa cosa mi suona assolutamente nuova, sinceramente. Però eh, il pavone è un uccello eh, alloctrono ma che vive alla fine in stato di semilibertà, non è che c'è in natura e ne penso competa più di tanto, non lo so per liberare Zibetti o se bisogna essere scemi, sinceramente. Non lo so, ma. Non... Cioè già ce ne abbiamo tanti di Alloctoni. A proposito di Alloctoni. Non so se avete visto il video che ho messo su YouTube. Eh, sui proscioni. Se non l'avete visto ve lo, ve lo consiglio. E parlo proprio di Alloctoni. È diciamo un, un ritorno alle origini. Perché diciamo si sarebbe collocato di, di norma in un. Uh, Precisa nel filone del. Um, come si chiamava? L'ospite indesiderato, la rubrica quella lì che parlavo parlava dell'Ocbary. Non l'ho detto volutamente nel nome c'avevo questa rubrica perché non volevo la gente andasse a rivedere i video vecchi e infatti fanno schifo ora. E infatti, secondo me, i video vecchi, vecchi che mi sono piaciuti o di rubriche di punta che vorrei ritor far ritornare, come per esempio schifo animali, probabilmente li, via via li faccio, cioè, probabilmente li rifarò nuovi e via via che è, li toglierò, nel senso. Omniosat, domanda lampo, esistono davvero delle zecche così minuscole che si attaccano ad altre zecche? Mm, non te lo so dire in questo momento, ma non mi stupirei. Eh, anche i parassiti hanno parassiti. Luca, quei video sono belli. No, quei video non sono belli. Cioè, un conto è avere la, la nostalgia di cose, però quei video sono brutti. Secondo me, non usavo bene la bibliografia, non sapevo montare, C'avevo cioè i mezzi più scarsi di ora, la vecchia è iniziato giusto da lì e non si può rinnegare le proprie origini. Però, insomma, ecco. Schifo animali, torna. C'è 76, sì. Eh, prima o poi sì, l'idea è, è. È quella, in realtà. Ok. C'è chi mi diceva che stavo facendo una tesina sugli animali. Ho perso il messaggio, ho detto ora lo leggo e poi non l'ho letto più. Ma tesina per cosa? Perché non, non mi ricordo. Quest'anno non c'è mica la tesina sull'esame di stato. Ma già da mo'. Posto dell'esame di stato quest'anno un po', sì. Fabio Rossi, 99, 1999. Ciao Willy, sono nuovo. Benvenuto, spero ti troverai bene. Allora, Rising Magpie, sì esatto, poi parlava di zebetti africani come predatori naturali dei pavoni indiani Benissimo, benissimo Allora, Gabrivauda Hai visto il gecko trovato in Ambra? Uno nuovo? Perché di fatto non so che ne hanno trovati già neanche uno, già diversi Ghiloa, esistono animali peggiori dei panda? Attenzione ragazzi, eh Se sì, qui... Eh. I Panda non sono peggiori, ragazzi, non sono né peggiori né migliori di nessun altro. En Neo, hanno quel sapore di vera YouTube. I miei video vecchi, beh, insomma, insomma, allora. Eh, allora, io direi stasera di partire con una reaction a un video che mi avete linkato o consigliato in tanti. Non l'ho visto. E si chiama È un video del lato positivo. E si chiama I In un prossimo futuro i dinosauri potrebbero far ritorno. Ha solo 214.000 visualizzazioni, tra l'altro, neanche tante. <ride> eh. Grazie a Hitto 92 per il follow. Provenza, Provenzanto, e se ci fossero parassiti le parassiti e parassiti, il mondo è un posto fantastico. Beh sì, ma in realtà se conti che i virus sono mh, parassiti endocellulari obbligati, a prescindere che uno li voglia considerare come viventi o meno, ci sono parassiti e parassiti e parassiti e parassiti, insomma. penso. E quindi, eh... Fabio Rossi 1999, cosa ne pensi di quelle persone che dicono che i dinosauri siano saliti sull'arca di Noè? Per me sembra una stupidaggine. Beh, allora in realtà eh, c'è tanti modi per eh, spiegare il rapporto fra i dinosauri e il creazionismo, perché alla fine non, eh, non ce n'è neanche solo una frangia di creazionisti, cioè quelli che negano che i dinosauri siano, ehm, diciamo, vissuti. Non siano mai vissuti e che siano stati un'invenzione degli scienziati per dare sostegno al darwinismo. C'è chi dice che sono vissuti ma sono morti durante eh, il diluvio universale, eh, e che i dinosauri si parli nella Bibbia. Di quelli che dicono che i dinosauri si parla nella Bibbia, dicono che in realtà non si sono estinti e ci sono ancora. E la, la prova che ci siano è una prova a sostegno del creazionismo. C'è un po' di, di, di confusione allora. Ampros Neo. Comunque mancavo alle reaction. Sì, eh, la faccio ora, Edo 2005. Sì, alla fine è un format simpatico, quindi... Però volevo fare un po' di ciccia. Allora, ma lo Spinosauro poteva sopravvivere al diluvio universale? E eh, dice Leo, è eh, certo. E eh, giustamente si vede anche nel film di Jurassic Park, cioè, che stava sott'acqua, quindi... Hittosama92. Willy, ci può parlare del corso di laurea in Scienze Naturali? Allora... Ehm, in realtà... Aspetta, scusate, i creazionisti sono davvero la feccia alla feccia. In Prosneo, no, vabbè, dai, non, non generalizziamo né ne insultiamo categorie di persone così a caso. Dai, su, siamo, siamo civili. Il Tosama 92, dicevo, il corso di laurea in scienze naturali è quello che ho studiato io. Che in realtà sto studiando perché di fatto non ho. mi manca solo la tesi. Ma si, sì, mi dissocio. Esatto, ma eh, ci, mh, mi manca solo la tesi. È un corso di laurea che è molto eterogeneo. In senso buono e in senso negativo. È un corso di laurea che io ho scelto rispetto, per esempio, a biologia perché eh, si studiavano secondo, per quello che mi piaceva a me gli animali um, um, nel modo che mi piaceva di più, e perché eh, biologia era troppo improntata sul laboratorio e perché paleontologia non era materia di insegnamento. In realtà come mi, farò delle storie in evidenza Perché mi me richiedono sempre Poi in questo periodo si sono ulteriormente intensificati Persone che mi chiedono consigli sull'università eccetera Farò delle storie in evidenza Poi per eh, consigliare Cosa fare per fare paleontologia o zoologia Cosa che in realtà poi non potrei neanche fare Perché io stesso non ho finito Quindi posso darvi delle indicazioni su Come trovare quella cosa che è meglio per voi È il massimo che posso fare Veramente allora, Fede 215. L'altro giorno mi sono recuperato le prime live dove fa le reaction ai video brutti famiglia Suricata, quindi sono psicologicamente pronto a vedere il lato positivo. E eh, stasera guardiamo anche un video di famiglia Suricata, eh? Me lo sono già messo da parte perché mi è, co è comparso cercando quello. Ok, Gianlud 76. Oh Willy, se devi fare la reaction, consiglio anche è stato trovato un animale più spaventoso del megalodonte. Vabbè, me lo segno, assolutamente. Aspetta. Allora, è stato trovato un animale più spaventoso e meglio dotato. secondo risultato. Perfetto, va bene, poi facciamo anche quello. Sam Carcarias, bel nome. Ciao Willy, innanzitutto sei un grande. Poi è possibile portare alla destinazione animali estinti a causa dell'uomo avendo DNA completo? Beh, DNA completo sì, il problema è che non... Teoricamente sì, avendo DNA completo. Il problema è che non ce l'ha di nessuno. Ehm... Omniosat, cosa ne pensi di quelle creature marine che vivono in profondità oltre mille metri? Hanno diritto di tirarsela? Secondo me sì. Ti dirò. Anche secondo me. È Livio Arc, gli youtuber usano sempre nei titoli Megalodonte e T-Rex perché secondo loro fanno like e infatti quei bastardi ci riescono. Ma infatti io voglio fare il bastardo e farò sia un video sul tirannosauro sia un video sul Megalodonte. E il video sul Megalodonte lo chiamo... Il Megalodonte esiste ancora? Proprio la roba più clickbait della storia. Però in realtà sarà una monografia sul Megalodonte che alla fine smetterà questa cosa. <ride> Così. Beh, direi, direi di partire, ragazzi. Comunque. Eh. Allora, Gagnot. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera a te. Ciao, Willy. Come hai scoperto il Metal Jurassic finlandese? Per caso. Per caso, devo dire. Eh, ho cercato di non Prima o poi ti scimbatti. E quindi, che dire. Uh, Rising Magpie, Willy conosci la fauna insulare del Gargano, molto figa. Esisteva un criceti del gigante chiamato Mega Crescetto Don Lorenzi, che sembra più un nome di Power Ranger, è vero. Ma è bellissimo anche, anche coso, anche il Barbagiani Gigante del Gargano, eh, Deino Galerix. Era, era di lì Deino vero? Mi sembra proprio di sì. Che era questo... Cos'era? Mi sembra una... qualcosa di simile a un topo ragno, se non ricordo male. Mm, esatto, si sì, è rinascito. Mm, no, in realtà era più simile ai Ricci che non ai toporagni. Però vabbè. Insomma, comunque. Allora, eh, il megalodonte esiste ancora. Fit famiglia suricata <ride> assurdo. E prosnea comunque, lui ha visto nuovi modelli di Ark? No, ehm. Allora, Fabio Rossi 99. I dinosauri che adoriamo, ma forse qualche creatura per storico tipo dei Shans Ethereum, cioè dei Giraffi o dei Tiracoleo, possono essere saliti sull'arca, visto che molto probabilmente le creature di quell'epoca in cui è aumentata la storia non erano uguali a quelle che conosciamo oggi. No, in realtà, a, a, ammesso che sia successo il discorso del Drupal Universale, le prove non, non è che ci siano, eh, erano già estinti, insomma, non, non le abbiamo incontrate quelle creature lì. Molte delle creature che sono. Eh, sopravvissute nella memoria dell'uomo. In realtà non le abbiamo mai viste. Ma i dinosauri erano giganti, perché erano normali rettili dei giganti sulla terra piatta di albino, Gagnot No, perché praticamente eh, i giganti. I dinosauri erano i giganti primitivi. Che poi sono diventati giganti umanoidi. Perché, come sappiamo, tutta l'evoluzione tende a creare cose umanoidi, no? Questa se la clippata decontestualizzata è pericolosissima. stavo cosa ho detto. Allora, Fede 215. Avevo una domanda sull'alce. Come mai il muso è diverso da quello degli altri cervidi? Allora, non mi ricordo perché ha il muso in quel modo l'alce. Sospetto ci sia di mezzo. Forse l'ho fatto. E il fatto che. Non, non lo so, sono sincero. Willy, secondo te è interessante fare una tesi sul mondo animale? Beh, eh, dipende che, che tesi, di che tesi stiamo parlando. Tesi universitaria? In tal, caso, in tal caso sì, ovviamente. Io insomma, <ride> sto facendo sull'iguanodonte. A proposito, venerdì 18:30 video sull'iguanodonte. Ragazzi, vi giuro, è il video che mi ha spremuto di più a livello di montaggio da quando c'è il canale. Non sto scherzando. Cioè, poi a voi vi sembra, ah ok, però vi giuro che ci sono impegnato in una maniera mostruosa. Davvero. E quindi ci tengo. Allora, favola di Grimsnar è stata poi identificata quella pantera avvistata con le salvette che si affezionava ai i supermercati. Allora, credo sia. Eh, pantera. Un attimo, cerco un attimo il nome. Um... Dovrebbe essere Pantera Tectumofila. Scritto così. Dovrebbe essere quella. Comunque, direi di andare alla. Alla cosa. Alla... Prego, prego, figurati. Devi <ride> andare alla reaction, dai, ecco qua. 10 motivi per non visitare l'astronave, poi lo vediamo. eh... Allora, intanto io noterei questa bellissima thumbnail. Che è. <ride> che è tipo un sauropode. Tra l'altro, non mi sembra neanche fatto malissimo. Ausì a occhio, perlomeno. Guardando la narice che è tipo grosso È un kaiju praticamente C'è cioè un kaiju nella copertina Ci piace questo Questo ci piace Allora Kishottino Finalmente riesco a vedere una tua live Benvenuto allora, Jiaho 04 Willy nei modelli di Beast of Mesozoic. preferisce quelli dei Raptor o dei Ceratopsidi? Io personalmente trovo i Ceratopsidi davvero mozzafiato. Sono talmente belli, non potendo scegliere ho preso ne ho presi uno. Cioè, invece ai tempi, non il Kickstarter, ma dopo quello del Dromosaurus. Se trovi l'unboxing, tra l'altro, sul canale. E poi ho preso il triceratopo subadulto e mi arriverà. Quando, quando arriveranno, nel senso. Rising backpie. Willy nel prossimo video farai: parlerai del Liguano d'origma naturalmente. Naturalmente. Allora, siamo pronti ragazzi? Cos'è sta roba? Guardando in avanti. Ma cazzo, ma hanno fatto. sta sigla pazzesca. I video del lato positivo non l'avevo mai visto. Sentite bene l'audio? Ditemi se l'audio del monitor lo sentite. Aspetta, eh. Bene nei commenti come va la vita con Basta, i. Basta, mi sono rotto. <ride> recupero un attimo la chat ragazzi allora eh, Blescia ma se i dinosauri non si fossero estinti a ogni presunto meteorite non dovrebbero essere estinti nelle estinzioni di massa successive in realtà è stata l'ultima cronologicamente quella del meteorite c'è la sesta in corso che è quella triggerata dall'uomo ma insomma in realtà l'ultima estinzione di massa naturale per così dire è proprio quella del meteorite allora Uh, farne Metes Willy, ma se ipoteticamente, vabbè, in un futuro si dovessero ricreare dinosauri? Anche se non sarebbe possibile, animali come Velociraptor si potrebbero essere maestrati o meno faci moderni? Lo so che è una domanda abbastanza sana ma mi è appena saltata in mente. Mm, non ne ho idea, onestamente. E a livello di intelligenza, era... gli uccelli moderni sono una condizione derivata rispetto ai dinosauri. Questo va detto. È anche vero che non serve un cervello complesso per fare cose complesse, però. Vabbè. Is this capolavoro? Non lo che chi può dirlo? Grazie a GLV78 Per eh, aver preso l'autore di Colonia Ovvero l'iscrizione Allora ehm, Dunque Che cosa vi volevo far vedere eh, La domanda Tipo tra 50 anni Se facciamo il nuovo Jurassic Park Il nuovo, se è buona capo, eh, se facciamo vedere il um, eh, come è andata la situazione eccetera penso che il video del pollosauro mio buona parte di voi l'avrà visto, se non l'avete visto vi, eh, ve lo consiglio, si chiama si può clonare un dinosauro, lì spiego un po' tutto cioè di andare a manipolare in realtà, sì, diciamo più che manipolare permettere di uh, grazie Luca E spammi il canale in chat uh, permettere di ricreare un um, Pollo fatto a dinosauro andando a diciamo attivare determinati geni e a un certo punto dello sviluppo si zittiscono. Allora, eh, se questo discorso andasse avanti tra 50 anni si potesse fare, quale sarebbe il risultato? Allora, c'è stato un Kickstarter eh, al quale ho partecipato. Mi è arrivato l'altro giorno, non so, settimana scorsa arrivo mi ricordo. Non so un po' di tempo fa. Che è Novosource che è praticamente un, un libro diciamo di speculazione che risponde a questa domanda. La cosa bella è che eh, l'illustratore ha praticamente fatto una serie di eh, considerazioni facendo finta di trovarsi 50 anni nel futuro e mh, far sì che insomma si fosse, ci fosse un attimino di presentazione di questo progetto e che fosse una sorta di catalogo delle razze domestiche di pollosauri che si possono adottare a partire da, insomma, da animali, dinosauri, sì, buona, uccelli, quindi dinosauri aviani eh, comuni, tra cui per esempio le galline, quindi ha fatto questa serie di illustrazioni dove apparentemente lui rappresenta come dovrebbero uscire i pollosauri, ma non ci sono solo le galline eh, e il, il pollame, ma ce ne sono anche di altri tipi per esempio questo per esempio è un fatto con un amazzone un pappagallo e qui ovviamente fa vedere le dimensioni e parla diciamo della, della varietà domestica insomma di cui si parla questo per esempio è botaurus che cos'è botaurus il tarabuso mi sembra sì Oh, c'ho che segna lì dentro e questo è fatto da un tarabuso per esempio oppure Alcuni, questo è Fagiano Dorato credo sia, sì. ce ne sono un sacco. Si chiama Dragon of... Dragon of Wales, si chiama lui su Instagram. Ah, bellissimo! Questo è fatto un corvide e di questo dice sono molto intelligente, eccetera. Esatto, si sì, l'ha messo Luca in chat il link del Kickstarter. Mm -mm -mm. E figo, questo è vedete c'è anche alcuni basati su alcune razze di polli domestici ornamentali questo è fatto su sul, sulla, quella razza di gallo di pollo non so se l'avete vista è completamente nera anche la carne è nera spettacolare o comunque molto scura sì questa è una ghiandaia molto interessante e il libro è fatto molto bene ci cioè sono degli sketch diverse fotomanipolazioni questo è bellissimo è la poviana di Harris versione però dinosauro io ve lo consiglio è un ottimo libro di, di evoluzione speculativa che tra l'altro è firmato si chiama Andrew Fraser e ci sono anche alcune illustrazioni anche tipo dei, di quelli appena usciti dall'ovetto insomma bellino è un libro che risponde alla domanda molto meglio di quanto non abbia fatto il video del lato positivo ovviamente ma non avevamo dubbi poi allora, un gipeto? Non, non mi sembra di no, non ci sia il gipeto Leo. Dai, io direi di andare a vedere il secondo video, di, di ritornare... Insomma, è stato trovato un animale più spaventoso del megalodonte di famiglia Suriata. Direi adesso ce lo spariamo tutti insieme. Tanto siamo 85, ragazzi, grazie mille, sopra la media. Sono contento. Allora, eccolo qua. Pronti, ragazzi? È 1 e due, e 3 Ciao a tutti. Ciao. Molto tempo fa, migliaia di creature fantastiche fa e mostruose hanno popolato le terre e i fondali marini per milioni. A ah, cosa è anni, Nigel anni. Marvel? Conosci dinosauri mm. e hai senza dubbio sentito parlare del megalodonte. <ride> Tuttavia, esistono altri animali spaventosi okay. e temibili di quest'ultimo. Oggi stiamo per scoprire insieme il liopleurodonte, okay. il calamaro gigante, okay. lo smilodonte e molti altri animali che ti daranno i brividi. E molti altri. altre creature spaventose. Semba staosa <ride> mi ricorda tanto la, la puntata Adesso è una stagione dei Simpson dove c'è Homer che diventa guardia del corpo e fanno la convention tipo Comic-Con. però a Springfield, e c'è cioè, tipo: troverai i suoi idoli, eh, tipo degli anni 80, dell'infanzia, che dice ma per esempio Alf, eh, Mark Emil e molti altri. E ritorna la faccia di Alf e Mark Emil insieme tipo della serie. solo loro che sono esistite sul nostro pianeta. Ah, attenzione, like, share e sub. Strano i nomi di, di questi. Grazie, Grazie mille Leonardo Pirus è uno degli e Ashimpru per il follo. Pianeta, olfatto, pinne, largo, questo non è un Leofleuro da Questo nuotatore veloce faceva parte dei predatori marini più temibili della preistoria. Secondo la maggior parte delle stime, la sua dimensione avrebbe sfiorato i sei Ah, sto descendendo di le dimensioni dei Walking with Dinosaurs. Metri, anche se alcuni scienziati hanno dichiarato che misurava piuttosto 15 o 16 metri. Io dichiaro che... Se fosse dimostrata, questa stima lo avrebbe reso uno dei più grandi rettili carnivori ad essere... Questo mai Mosasauro, vabbè, no, Quindi, vabbè, a causa della sua grande dimensione, questo animale poteva soltanto vivere in mare aperto e non era adatto alle acque poco profonde. Ma a differenza di ciò che potresti pensare, il Liopleurodonte non è un Walking dinosauro marino, ma il suo nome è... è stato scelto all'immagine di numerosi altri dinosauri scoperti vale a dire basandosi sui fossili trovati ma cosa ha detto? scusate quella frase aspetta Pensare, il liopleurodonte non è un dinosauro marino. Il non è un dinosauro marino, nome, Ma il suo è nome è stato, di stato dino scelto all'immagine di numerosi scoperti. altri dinosauri scoperti. Vale a dire basandosi, vale sui, fossili basandosi sui fossili. Questo sì. è ma sono ma un dente mosasauro, però. Non della mi ricordo cosa vuol dire il nome, dall'altro, però vabbè. Comunque. Beh, ciò può farti restare a bocca aperta, ma i denti del liopleurodonte misuravano circa 70 cm. Quanti... Un dente di 70 cm, mi sembra leggermente troppo, eh. Aspetta, cos'è? Però ci sta, eh. Dependent... Ah, questi sono 70 mm, il che vuol dire 7 cm. Sbagliato sbagliato unità di misura. Oh, ok, vabbè. La sua bocca, si racconta, che, fino a si racconta presa, che, sono che sono, le storie intorno in ai ruolo, fuoco. Di marini, gli ammettere... In che senso compresi? <ride> Madonna, zac. Okay. Che la forza e la dimensione di questo animale, sono mosasauri, darglie predatori, ma difendere ne, ma, il suo territorio. Ma una buona se ne fanno. Una stato giusta, stato per se sbaglio. Se avesse incontrato un liopleurodonte, una cosa è certa, una battaglia contro lo squalo più grande di tutti i tempi non sarebbe stata semplice, a meno che un gruppo di liopleurodonti si fosse messo in mezzo. Questo rettile marino che somiglia a un coccodrillo dalle mascelle pesanti e ovali, ha vissuto nel maastricht Maastrichtiano alla fine del Cretaceo su ...è stato scoperto per la prima volta nel 1770 grazie a un frammento del cranio trovato in una miniera di calcare vicino a Maastricht, negli attuali Paesi Bassi. Tra l'altro deve il suo nome al posto in cui i primi esemplari sono stati ritrovati, il fiume Mosa. Il Mosasauro si distingueva soprattutto per la sua dimensione di circa 15 metri di lunghezza e il suo peso che sfiorava i 600 kg, il che lo rende uno dei più grandi rappresentanti... Ma cos'è sta cosa? ...della sua famiglia. Metà pesce, metà serpente... Questi si sì, è messo coglione. Lo lucertolone marino era una Oh, che era un lucertolone marino è vero, però questo non è un mosasauro. Di male dalla forma piuttosto affascinante, in grado di respirare una forma affascinante. in grado di respirare all'aria aperta. Eh, l'aria chiusa, non ci respira. Costa a tutta velocità grazie alle sue pinne idrodinamiche. Benché fu carnivoro, il mosasauro Benché fu carnivoro non veniva considerato come un buon cacciatore A causa della sua scarsa visione E del suo olfatto che non era abbastanza sviluppato Si accontentava di andare a caccia Delle sue prede, compresi altri mosasauri Allora, eh, io ci ho fatto la monografia Sul mosasauro, eh, quindi... Vi rimando a quella, per favore La trovate sul canale Youtube E tra l'altro è molto bella perché c'è anche un... L'immagine finale della ricostruzione Fatta da un artista, si chiama Francesca Serafini Per il video, è anche scaricabile La potete usare come desktop o quello che volete tuttavia grazie ai suoi denti affilati era in grado di tagliarle prima di mangiarle secondo te se un mosasauro avesse dovuto affrontare oh. un megalodonte chi avrebbe vinto il combattimento Beh, sappiamo benissimo che queste due specie siano esistite in epoche diverse vabbè ah perché noi siamo preparati per cioè perdersi una preda in o materia, un tuttavia vedendo alcune caratteristiche questo non è un mosasauro ma no. il loro comportamento la loro fisiologia il loro comportamento e la loro fisiologia mi piacerebbe vedere come l'hai... Estrappolati, però. Loro anatomia, gli esperti, fosse... gli esperti io mi immagino. Si può dire, la gente dibatte. Durante i congressi su chi è più forte tra i mosasauro e il cos. Sì, più agile rispetto al megalodonte e la sua velocità di reazione poteva quindi essere più la elevata. La velocità di reazione canto, la che. rapidità di, di che mano. Ho votato a favore del rettile perché quest'ultimo possiede ossa, mentre il megalodonte è cartilaginoso e quindi <ride> cartilaginoso. più fragile, Ma è vero un cazzo se sei cartilaginoso sei più fragile. Anzi in realtà gli squali molto probabilmente ci sono alcuni loro parenti molto antichi che sono molto più ossificati a livello dello scheletro e quindi è possibile che in realtà la, eh, la poca ossificazione dello scheletro e quindi l'essere più cartilaginoso come dice lui sia stato anche un tratto vantaggioso che ha permesso una maggiore mobilità agli squali e di fatto insomma vabbè probabile che sarebbe stato il mosasauro a vincere questa battaglia. <sighs> Questo erbivoro gigante della famiglia dei dicinodonti ha vissuto alla fine del Triassico più di 200 milioni di anni fa al fianco dei dinosauri. But... Il nome è tratto dal villaggio di, di Lisovice, che cazzo in Polonia, dove si pescava l'Isovicci, una specie di mix tra un ippopotamo, un elefante e una tartaruga. Questo animale gigantesco dalle zampe di dinosauro e dal becco di tartaruga, sprovvisto di denti, si accontentava di mandare oh. giù le piante senza masticarle. L'Isovizia Bogiani, la specie, misurava 4, ,4 metri di lunghezza <ride> e 2,5 di pesava circa 9 tonnellate questa creatura di cui la morfologia è più... si può hanno scritto un b-movie è vero farnemetes esatto <ride> <ride> congresso 1 per 1 mosasauro megalodonte esatto Vicina, dei mammica... isovicia tra l'altro la, nel paper di pubblicazione avevano sovrastimato la massa di parecchio poi ci hanno fatto un modello credo eh, marco romano e fabio manucci fabio ve lo porto su twitch eh, prossimamente eh, dove avevano stimato molto meglio la massa di questo di sto bestione, non era così pesante come nella, nel paper di pubblicazione si dice. Attuali viene considerata come l'animale più grande a quattro zampe al di fuori dei dinosauri, avendo mm, no. No. vissuto in quel periodo. Chiamato anche nel senso che ci sono dei mammiferi sono molto più grossi di così, sono stati, è molto un po', però vabbè. coccodrillo mangia carne, lo Sarcosuchus impera ma sta cosa del Sarcosuchus <ride> Non va tanto giù eh No cosa aveva detto Kubi Aveva detto Sarcociochus Bastardi lo sapevate Voi lo sapevate sicuramente a questo punto Me l'avevo mandato apposta <ride> È a quanto pare il più grande di tutti i rettili crocodilomorfi mai esistiti. Da cui il suo nome di specie è Imperator che significa imperatore o il più grande. Infatti questo antenato dei coccodrilli attuali misurava tra 11 e 12 metri. Polsereno! Avete messo Polsereno in un video di famiglia storicata, dovete vergognarvi. Scus perdona li Paul, non sanno quello che fanno. E il suo peso sfiorava le 8 tonnellate Sarcosuchus Imperator ha vissuto 112 milioni di anni fa Nel craccio inferiore contemporaneamente ai dinosauri Ma i suoi resti sono stati scoperti per la prima volta E non era un coccodrillo, ma un loro parente Molto simile Nel 1964 in Niger Molti anni dopo, nel 2000, una squadra di paleontologi Ha scoperto uno scheletro quasi completo di questo rettile nel deserto del Sahara Ed allora si attiva ad esplorare numerosi posti Alex Eno, Grosso Manucci, eh? ciao Alessandro. Stiamo lavorando a nuova roba hot proprio in questo momento. Eh? Insomma, Fabio lavora sempre a roba hot. Ecco, a proposito, c'è una bellissima illustrazione di buona donna che è quella di Machimosaurus Rex. Non capisco che cosa c'entri con, con questo discorso che stanno facendo su Sarcosuchus, ma ok specialmente in Niger e in Marocco questo carnivoro gigante che viveva proprio probabilmente... <ride> Fede 215 se Paul Sereno vedesse questo video non sarebbe più tanto sereno sono d'accordo mentre i margini dei fiumi andava a caccia prevalentemente When you're about to beat your game, what's di dinosauri erbivori si racconta anche che il muso allungato di questo animale contenesse più di 100 denti Cazzo un è che lungo Si fa... racconta che contenessi più di 110 Cazzo vai e contali cioè, Non è che si racconta Cioè è facilmente verifiabile Poi fa, fa sto passaggio Sta parlando di sacco di cose Poi inizia a parlare di Di eh, calamari giganti Ma va bene Pulmino scolastico È impossibile Eppure esistono degli esemplari Di calamari giganti Che popolano ancora Al giorno d'oggi I fondali marini Alcuni raggiungerebbero Persino i 20 metri di lunghezza Secondo gli scienziati Tuttavia esiste un'altra specie Di calamaro di nome colossale Che è ancora più massiccia Rispetto al calamaro gigante di cui si distingue, benché le due creature siano immense. Infatti le due specie sono diverse di cui a si causa distingue. della loro anatomia e della loro area di distribuzione. Infatti il calamaro gigante può essere presente in tutti gli oceani del mondo, specialmente vicino ai continenti e alle isole, mentre il calamaro colossale vive molto di più nelle acque dell'oceano Ocean Oceanico, a nord dell'Antartide. Autentici mostri tentacolari, il calamaro, tentacolari. E il calamaro colossale vivono in profondità che possono arrivare fino a 3000 metri. Tra i loro più grandi predatori appare il capodoglio, ma talvolta una rete da pesca lanciata da una nave può rappresentare un vero pericolo per queste creature. Questo è successo almeno a due riprese nel corso di questi ultimi anni, quando dei calamari colossali sono stati tirati su da pescherecci. Un'occasione d'oro per gli scienziati, che allora si sono occupati dello studio di questi esemplari giganteschi, che è molto raro avvistare nel loro habitat naturale e che non hanno nulla del polpo o della seppia degustati a tavola. Questo squalo che, sai. che vive nelle profondità marine ah, ricorda goblin. alcune specie già estinte, eppure ciò non ha nulla di sorprendente perché i suoi antenati preistorici erano contemporanei ai dinosauri. Inoltre si sarebbe evoluto molto poco fisicamente, ragione per cui gli si attribuisce il titolo di fossile vivente. Muso lungo e piatto, mascella retrattabile, a, perché... a forma di chiodi e corpo cadente e allungato che può misurare fino a 6 metri, questo squalo unico nel suo genere rimane ancora molto poco conosciuto ad oggi. Tuttavia si sa che l'animale vive nelle grandissime profondità. Degli oceani si nutre prevalentemente di pesci, di crostacei e di cefalopodi. E tra l'altro, un vecchio video lo feci, dedicato allo squalo Goblin. E poi lo feci anche quando feci la rubrica dei nomi degli animali. Potrei rifarlo un video nuovo, vediamolo. Ancora non moscio, ha detto come si dice: Notatore è... moscio di nessun aiuto davanti allo squalo blu, il suo predatore naturale. Quindi... Cosa intende per squalo blu? Non voglio vedere un megalodonte se quest'ultimo si avvicinasse a lui. Inoltre, vista la sua dimensione... Che vuol dire? Inizia, siamo quasi certi che lo squalo goblin... Oh, l'ha detto che... la prima volta, a, a, tipo a fine discorso, si Non nemmeno difendersi. Anche il suo naso colossale non gli servirebbe a nulla davanti al mostro NASo cristoico. colossale! quest'ultimo lo divorerebbe in un sol boccone. Okay. Chiamato anche tigre dai denti a sciabola a causa dei suoi canini che potevano misurare fino a 20 cm di lunghezza o anche di più, lo smilodonte era un tipo di felino vissuto numerosi milioni di anni prima di estinguersi circa 10.000 anni fa, alla fine dell'ultima era glaciale, più o meno nello stesso periodo dei mammut. Viene considerato come il felino più potente mai esistito. Perché hanno misurato il livello di combattimento battimento ed era effettivamente più alto se visto del degli altri felini più grossi del periodo. Nemmeno un leone attuale potrebbe competere con uno smilodonte. Secondo le specie questo animale poteva misurare fino a 2,6 metri di lunghezza e avere un peso che oscillava tra i 55 e i 360 kg. Oltre ai suoi lunghi canini che gli consentivano di attaccare le sue prede, lo smilodonte usava anche le sue zampe anteriori potenti E secondo uno studio scientifico erano molto... Perché ci sono anche studi non scientifici, attenzione forti rispetto a quelle degli altri felini. Tuttavia si valuta che le sue ossa fossero pesanti e che sarà stato allora meno agile rispetto ai suoi cugini. Questo pesce gigante che ha vissuto durante il Giurassico Medio è il pesce osseo no, più grande di tutti i tempi, cittis. con una dimensione che poteva arrivare fino a 17 metri di lunghezza, se non addirittura di più, e un peso che poteva raggiungere 21,5 tonnellate. Viveva nell'oceano pantalassa e si nutriva di plancton. Tra l'altro la cosa più affascinante in questo pesce è quello che, nonostante la sua grande dimensione, possedeva una struttura a traliccio sulle sue branchie che lo aiutava a filtrare il plancton dell'acqua di mare. Quest'ultima è molto diversa da quella che possiede siedono i pesci e le balene planctofagi del giorno dopo canto la sua bocca immensa gli consentiva di aspirare migliaia di pesciolini, di meduse e di gamberi. Tuttavia, nonostante la sua dimensione, un Leeds citis giovane era a quanto pare la preda di altri animali. E di gamberi Tuttavia nonostante la sua dimensione Un Leeds citis giovane Era quanto pare la preda di altri animali Come il Leopleodonte D'altro canto la sua bocca immensa Gli consentiva di aspirare migliaia di pesciolini Di meduse e di gamberi Tuttavia nonostante la sua dimensione Un Leeds citis ah, giovane okay. Era quanto pare la preda di altri animali Come il Leopleodonte Ciò avrebbe ovviamente ridotto le sue possibilità di sopravvivenza Davanti a un gigantesco megalodonte e infine, stiamo per parlarti di questa creatura fantastica ampiamente presente nelle leggende scandinave del Medioevo e in numerose opere letterarie. Beh, siamo quasi sicuri che questo mostro non sia mai esistito, ma si narra che somigliasse a un calamaro gigante che popolava i mari e faceva tremare i marinai perché era quanto grande di di stiamo... e di far ribaltare le loro navi che faceva affondare fino in fondo, potendo inghiottire uomini, navi e persino balene. Si immagina che il leggendario Kraken fosse in grado di mandare giù anche un megalodonte. Tuttavia, nonostante i racconti e le Si narra apparentemente Cioè la leggenda dice Che si mangiava i megalodonti Ma dai il mistero rimane intorno se a se l'aspettava Tuttavia qualche osservazione breve Svolta da una squadra Di scienziati giapponesi E un canale nordamericano Hanno consentito di avvistare Un animale gigante Che vive in profondità estreme Di circa 10 metri di lunghezza Per il maschio E 14 metri per la femmina E con un occhio Che misura fino a 30 cm di diametro Quindi si tratta forse Del famoso cracker no, Che <ride> I racconti e le dei mari, <ride> cioè, non lo so. Ma che, di creda, sa. Ma Se che senso tutto, ha, la parte di non esistono più al Io boh, rimango sempre. Che senso ha? Vabbè, siamo quasi sicuri che non siamo mai esistere. Esatto, sì, 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 sì. sì. felini come Omoterium, leone delle caverne americane o le attuali Tigre Siberiane non sono più grandi dello Smidon, Smilodon. Farne mette. No, allora se parliamo di massa, il Populator più o meno è uno dei più grossi felini mai esistiti, se non ricordo male. Più o meno pari merito con uh, Pantera Leo Atrox. Pre Presumo, nel senso. <ride> Pagorosa, chi lo sa, is the new, si scherza. Esatto, esatto. Comunque, parlando di cose un, un po' più belline. Eh? Eh, giustamente ci, ci, ci voleva una bella, una bella reaction. Era un po' non si faceva. Allora, parliamo di cose più simpatiche. Vi volevo far vedere. Ehm, anzitutto, beh, vi consiglio una cosa. Se vi serve, magari non vi serve un cazzo, però nel senso, eh, se vi serve una guida sul riconoscimento dei, dei rettili, i miei zii hanno regalato questa, che è la Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Britain and Europe della Bloomsbury Wildlife Guides, della migliore guida sui rettili europei che ci sia. Ce n'è una bellissima sugli italiani fatta da Matteo De Nicola, ma eh, delle edizioni Belvedere, ma quella non ce l'ho ancora, però me la prenderò. Bellissima, veramente bella, ve la stra 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 consiglio. Veramente bella, così a caso, però, vabbè. Ehm, allora, cosa mi hanno regalato poi? Allora, la mia ragazza mi ha fatto una stampa di un libro del 1888, dove ci sono dei, dei cosi, dei mammiferi carnivori. Molto simpatico. ha fatto questo cappellino con, con un dinosauro. ha fatto questi, questi calzini con uh, i, i gabbiani e, 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 e i leoni di mare. E poi questo papillon con le api. Okay. Però eh, c'è una cosa da dire. I miei amici e, eh, mi hanno fatto un gioco da tavolo. E i miei. Eh, la mia famiglia mi ha fatto invece l'espansione di questo gioco. Questo gioco che mi hanno fatto è. Questo: Ovvero Wingspan. Che è un gioco. Che praticamente. Ah, vediamo se riesco a. Eh, forse sì, ferro, così. Il gioco praticamente è per gli appassionati di ornitologia. Zio Sparco è il gioco ufficiale. Prima o poi un gioco di arte, volevo fare, però, chissà. Allora, probabilmente sarà specchiato, quindi forse non vedete benissimo. Aspetta un po', vediamo se riesco a. Ecco, mi dirò. Così non è male, eh? Allora, come pedine ci sono Willy, Famiglia solitaria e il cinghiale parabolico. Eh, cinghiale parabolico, ecco, questa è una cosa bella. Eh, con un. Um, sarebbe bellissimo un gioco fatto da The Spark, grazie di Ark Eh, sarebbe bello, mi piacerebbe molto, sinceramente. Eh, ma è tanto, che ci penso, eh, essere sincero. Eh, allora, praticamente, il cinghiale parabolico è una delle. Eh, mettiti a schermo intero, hai ragione, Luca. Ecco qua. Un attimo che ovviamente metto... Ecco. Ecco qua. Vai. Metto un pochino. Buono. Allora. Praticamente dovete sapere che con un programma che si chiama Magic Set Editor. Dove c'è anche il template per fare le carte di Munchkin. Io ho ri completamente rifatto una... Um, una versione di Munchkin per il mio gruppo d'amici, praticamente con tutte le cazzate che ci sono praticamente. Eh, in, um, ci sono praticamente nella storia del mio gruppo, cazzate nostre, eccetera. E tra esse c'è anche Cinghiale Parabolico. Infatti, quando io farò 100.000 iscritti su YouTube, farò una live dove vi farò vedere il video dove compare Cinghiale Parabolico. Qui ve lo dico subito. Più altre cose. Cioè video vecchissimi tipo di 8-9 anni fa Dove ci siamo io e Daniele di 8-9 anni fa che facciamo le stronzate Cose di de... questo tipo Quando faccio 100.000 iscritti ve li faccio vedere Questo Twitch <ride> Comunque eh, Tra l'altro mi sa che è specchiata Aspetta un po' Trasforma uh, Flip orizzonte Ecco, così lo vedete, lo dovreste vedere giusto adesso, no? Allora c'è anche Daniel Berto, beh, sì, ovviamente, si può. quando farò quella live ci saranno Daniele, ci sarà Marco, ci saranno tutti i miei, i miei personaggi, diciamo, i miei amici, se volete, <ride> quindi. Eh, allora, Rising McPie, Willy, ma se il culano viene chiamato Wild Ass in inglese, è giusto chiamarlo in italiano culo selvatico? Ma io lo chiamerei culo selvaggio, forse è meglio. Sì, giustamente già lo dice, spammate pure i vostri animali da compagnia. Voglio vedere quel video Ve lo faccio vedere Ve lo prometto Però devo arrivare a 100.000 certo iscritti <ride> Allora Comunque Questo gioco Che si chiama Wingspan Che vuol dire apertura l'are È un gioco Mega di lusso Nel senso che C'è dentro Una quantità di roba Mostruosa Nel senso eh, L'ho già defustellata La roba E devo ancora montare In realtà La mangiatoia Perché fondamentalmente Questo è un gioco eh, Che parla di, di ornitologia dove praticamente te ha la mangiatoia eh, cioè Luca sta sudando dove <ride> te ha la mangiatoia e devi costruire appunto Devi attirare gli uccelli nella tua mangiatoia ci sono vari obiettivi da fare non so di preciso come funziona sono sono eh, sincero perché non mi sono ancora letto il, il coso il eh, regolamento però vi posso far vedere questo, questo tipo carta obiettivo vedete c'è costruttore di recinti Manager di industria ittica, esperto di roditori e varie cose. Vedi, Birdwatcher dei giardini, eccetera. La cosa bella è che ci sono un botto di carte di uccelli. Praticamente, jackokid 4 Scusa, ma i dinosauri pseudo-quadrupedi avevano le zampe pronate? Che intendi per pseudo-quadrupedi? Comunque, anche, anche l'iguanodonte non ce l'aveva, eh? camminava a quattro zampe. Poi lo vedi bene nel, nel modello del, del video che esce nel uh, il venerdì carciofo colorato quelli top 5 power bank allora sicuramente non quelle comprate da da come si chiamava aspetta ah non mi ricordo so c'è una catena dove ci ho comprato tutta roba e un po' mi si è rotta è roba originale però sono comunque le praticamente le carte sono bellissimo praticamente Bellissime perché c'è un botto di uccelli Ma una quantità imbarazzante di uccelli Tutti ovviamente viventi Tutti con il nome scientifico E c'è scritto addirittura eh, La distribuzione e, um, Un paio di fact Il nome in italiano, il nome in inglese Il nome scientifico e, Ed è fighissimo E poi vedete c'è le regole Ovviamente per esempio la cincia delle montagne rocciose Dice quando attivata ottenete uno dalla riserva E accantonatela a questa carta Insomma vedete c'è l'altra sposa, ma ce n'è veramente, veramente tante. Il colino della Virginia. Eccetera. La Virginia, il posto, non, non la ragazza. Poi vedete, c'è un sacco di rapaci. Uh, bellissima la beccaccia americana. Sono belle anche solo per averle, queste carte, secondo me. Davvero. Poi è un gioco veramente di lusso, perché il... Il coso, il... Um, regolamento è mega stampato... Con una carta di qualità, cioè della serie. Se voi lo vedete, è mega. cioè, non lo so, è satinato, non lo so. Qui ci sono tutti i gettoni che rappresentano le varie risorse di cibo degli uccelli. Qui ci sono dei dadi, Poi c'è una quantità di bustine imbarazzante, veramente. Poi qui ci sono i dadi, che sono di legno, spettacolari, con i cibi, eccetera. Ma con polimerizzazione posso fondere gli uccelli? Sì, può anche fondere le varie razze di cani. Una volta uh, ho fuso un colli e uno spinone ed è venuto fuori un coglione. E, um, questi poi sono praticamente le. Tutte le uova che credo vadano praticamente per. Uh, un colore per giocatore. Praticamente. E sono uno, 2, 3, 4, 5 giocatori. A le, uova, le uova sono tipo da, delle pedine da mettere per segnare i punti, eccetera. E qui c'è la mangiatoia da costruire, ancora non l'ho costruita, però poi la, la monterò. Questo, queste sono altre cose, e queste sono le planche che ogni giocatore ha. Cioè, si aprono da questo lato e dall'altro dall'altro ovviamente ecco qua come si presentano vedete non vi so spiegare le regole quello che devi fare per, per fare il gioco perché ripeto ancora non mi ci sono non ho avuto tempo di mettermi però è mega mega lussuoso sono è per 5 giocatori ma se avete l'espansione degli uccelli europei, ci potete giocare anche in 6. E infatti, guardate un po'. Ah, bellissimo. Se fondo dinosauro e disinformazione, cosa viene fuori? Famiglia suricata. O il lato positivo, a la tua scelta. Allora, nell'espansione ci sono altri gettoni. Ci sono altre uova per raggiungere un giocatore. Se non ho capito male e, ecco Questo volevo far vedere Ecco Vedi? Qui dice che Le informazioni sugli uccelli Provengono dalla Handbook of birds of the world alive E dal Collins bird guide Poi dice le fonti fotografiche Per gli uccelli provengono da E fa l'elenco dei fotografi eh, le stampe degli uccelli e di altre illustrazioni possono essere trovate su www.nataliarohasart.com e annamartinez.com. Qua lo dice nel caso. E il carattere Cartenio moderno vabbè insomma che non ci interessa. E questa è veramente bello perché queste sono uh, tutte carte degli uccelli europei. Quindi questi servono anche per il riconoscimento, insomma. Sono mega fighe davvero. Aspetta, stute. Ok. Sì. Veramente, veramente bello. Proprio anche quando si presenta è super, super bello. Allora. Allora, Willy, porterai mai dei gameplay su Planet Zoo o su Prehistory Kingdom? Se è uscito, no, Planet Zoo ce l'ho. E ho preso anche due espansioni Cioè ho preso la versione dell'AXE E ho preso anche l'espansione Quella del Sud America E l'idea era quella Anche se ancora non l'ho fatto. In realtà qualche lunedì appunto potrei tranquillamente farlo Appena ho un po' di tempo Per, uh, per Imparare un pochino come si gioca Prehistoric Kingdom anche quello mi piacerebbe Sinceramente Però uh, hanno fatto una cosa Su Prehistoric Kingdom che sono sincero, non mi è piaciuta più di tanto. Quindi, nemmeno capite perché avevo levato la, la cosa Perché qua non si. Non, non si vede molto bene. No, non era questo che volevo fare. Era questo. Ecco, era un attimino più estetico. Sì. Ok, boh. Ok. Nulla, il discorso è questo. Per Story Kingdom hanno cambiato un pochino i modelli del tirannosauro e del brachiosauro perché hanno ha detto, praticamente, eh, a detta di loro, hanno voluto fare un compromesso tra un modello che fosse scientificamente accurato e l'immagine più pop più popolare della bestia in questione, che palesemente vuol dire Jurassic Park. Ora a me. Il modello è comunque bello, nel senso, intendiamoci. Non è un brutto modello, anzi, ce ne fosse. Il problema è che non mi piace proprio questa sta scelta di, di marketing qua. Che magari sarà anche un'ottima scelta, però mi sembra quasi un passo indietro verso tutto il discorso di rigore scientifico che avevano fatto. Sinceramente. Boh. Questo è il nuovo DD Dungeons and Dinosaurs. <ride> eh, perfetti. Allora, Adrian, parlando di lucciole, ti ha nominato William. Che carino, Adrian. Che bello eh, gli sono venuto in mente parlando di lucciole. Grazie per avermi fatto rosicare, è bellissimo. No, è veramente bello, Luca. Quando c'hai occasione. Cioè, è proprio uno. Poi io, sai, a me i giochi da tavolo non, non ne ho molti. Però mi piacciono anche tanto per, per come sono, specie cioè se c'è le miniature, eccetera, le carte. Per esempio, io ho bellissimo il gioco da tavolo di Dungeons Dragons in italiano. La base e le due espansioni. Prima edizione, che costano... Ora costano tanto. Però ce li ho ripresi per le miniature, qua nel senso. Allora, uh... Willy c'è già Cookie 04 e ti aveva risposto, dove? Ok. Ah ok, ho capito, uh, intendevi intanto tipo gli adrosauri e i prosauropodi. Allora, gli adrosauri non credo, anzi sono abbastanza sicuro che le mani fossero... Di lato, come per esempio si vede nel nell'iguanodonte, prosauropodi in parte, non, non del tutto, ma in parte. Comunque, questo l'ho detto nel, nel video perché i dinosauri erano grossi. Il discorso dei prosauropodi, mm -mm. sì, dai, fateglielo per Natale a Luca, fatelo contento, sicuramente gli, gli piace. Livio Arco, ma poi in Prestory Kingdom hanno fatto il Tarbosaurus come variante di specie del T-Rex. Sì, ho visto, anche quello è come se fosse una skin del, del tirannosauro eh, Non mi ricordo sinceramente com'è il consenso della maggior parte dei ricercatori ora riguardo l'identità del Tarbosaurus. Però io l'ho visto sempre come. Ultimamente, perlomeno, come genere distinto. Grazie a Bolso per il follow. Quindi, insomma. È un po' questo il discorso. Però sì, l'idea di fare un gioco di carte, un gioco da tavolo, cose del genere, con riferimenti un po'... Eh, sinceramente ce l'ho. Pensate, io volevo fare una... Uh, e c'avevo già iniziato... Uh, ve lo faccio vedere, aspetta. Mi sa che ce l'ho. Vabbè, allora, vi faccio vedere una cosa a cui stavo lavorando tempo fa. Aspetta. <ride> uh, poi è uscito un'espansione di Magic sui Dinosaurio e ho detto, vabbè, però la mia sarebbe... idea. L'idea sarebbe... Sarebbe questo, aspetta. Eh, chissà se lo ritrovo, aspetta. Munchkin lo, lo conoscete, non so se lo conoscete. Munchkin è un gioco di carte non collezionabili con espansioni, però, che è praticamente una sorta di parodia dei giochi di ruolo, appunto. Eh, Dove ti praticamente devi fottere gli altri, E rubargli tutto, insomma, combattere con mostri stupidi. È molto sopra le righe ironico come gioco, però divertente, nel senso. Si possono creare e distruggere amicizie con la stessa facilità aspetta eh. ci vediamo se la devo lasciare a qualche parte no il desktop non c'è proviamo proviamo nell'hard disk e allora oh E che caspita, ti muove Allora Munchkin Munchkin, carte nuove Queste sono quelle Ah oddio, lo volete vedere l'illustrazione La carta del cinghiale parabolico Vi <ride> faccio vedere la carta del cinghiale parabolico La volete vedere davvero? Allora, Aspetta. Allora, ovviamente fatto un po' di tempo fa. Praticamente, come vi, come vi dicevo, io ho ridisegnato praticamente eh, tutti i cosi, tutti... L'espansione base di Munchkin, tutta ridisegnata da capo: con i mostri, le armi e tutto quanto cambiato in base a come se fosse. Eccolo qua. Madonna. incredibile, ragazzi il cinghiale parabolio aspetta oh. questi giorni il computer mi vale si, si, si carta, non so come mai veramente la, 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 la maestosità dei cinghiale mette un po' in suggestizione ma metterebbe sugggezione chiunque quello non, non me la sento di dargli di dargli più di tanto colpa ecco aspetta Oh, eccolo, l'ha preso. Bene, ve la metto qua. Allora. Immagine. Allora. Mm. Allora, desktop. Vediamo un po' dove è. Eccolo qua. Non me l'ha presa? Perché non me l'ha presa? Non me l'ha presa. No. E allora... allora vi faccio la cosa l'altro lo schermo. Sei pronti? Eccolo qua. Lo, so, lo so, ragazzi, lo so, lo so, che dire. <ride> eh beh, eh beh, eh beh, insomma, basta, basta. Questo è. Comunque, per il discorso che, che dicevo delle carte, avevo rifatto eh, di fare un'espansione un di Munchkin perché, ovviamente, creare un livello ah, mi è piaciuto, vedo. Sì, le descrizioni delle carte di Magic sono bellissime, cioè sì, sì, effettivamente sì. Ehm, praticamente eh, la mia idea, grazie al Romagnolo per l'iscrizione, la mia idea, ovviamente non avendo le skills per creare un gioco di carte, che non è che siano... Non è che sia così esperti in materia, gioca Magic, ma a parte quello, stop, non saprei fare un gioco di carte da zero. E... La mia idea era ovviamente anche un tappabuchi per il fatto che, ovviamente, così facendo, uh, era una cosa di partenza e Pi più fattibile nel senso. Però il discorso è questo: um... volevo fare un'edizione di, di Munchkin. Uh, ma figurati Romagnolo, grazie, grazie davvero a te. Volevo fare un'edizione di Munchkin dove praticamente si basava un po' tutto sulla scienza: sia i mostri, sia le classi. Le classi non erano tipo uh, Mago, Guerriere, eccetera. Erano tipo Entomologo, Etologo, Biologo Marino, uh, eccetera. E Paleontologo, eccetera. E l'idea era, era di utilizzare delle. Fare un'espressione di Munchkin a tema appunto Cosa che forse un giorno farò In una <ride> In una Una cosa sì Però, boh E vi faccio vedere anche quelle, dai, alla fine Vi faccio vedere, per esempio, questo Questo è È un mostro di livello 11 Che è l'anello mancante Che è il terrore di ogni paleontologo cioè, l'idea cioè, era di farci proprio tutte le chicche di questo tipo, nel senso, brutte cose, vedi, diventi un fossile transizionale, suona decisamente meglio dell'anello mancante. Ovviamente devi morire affinché succeda, quindi, nel senso, il discorso è questo. Era un po'. cioè, era l'idea di farci un po' tutte queste chicche. Poi un altro mostro era l'ape ballerina, che, ovviamente, se sei un etologo, sai decifrare le sue mosse, e quindi c'hai più due al combattimento. Anche questo, le ambe fuggono una volta sola e non sono particolarmente pericolose. Ma se sei a legge, ti viene uno shock anafilattico. E lo sei, quindi sei morto. Questo è il discorso. Poi, che cosa ho fatto? Ah, c'era questo: che era il granchio animato da cattive intenzioni. E questo è, è palese lo screen di un video dove c'è questo granchio o il coltello. In realtà non è che il granchio ha afferrato il coltello, ma il granchio è anche stressatissimo. Le ele aperte gli ficca in mano di un coltello, lui come sente, stringe, eccetera, e perdi l'oro, eccetera. E poi l'ultimo che avevo fatto per il momento prima che poi smettessi è questo: il mastino di Darwin, che come vedete è un bulldog con le basette di Thomas Huxley. Thomas Huxley era. In Axley Mastiff, appunto per l'appunto. Capito? E se un giocatore. Eh, ti gioca il mostro errante, appunto. Uh, Charles Darwin. Che, so che l'idea era che fosse un altro dei mostri. Tipo quello di livello più alto, eccetera. Hai anche meno 3. Oltretutto, diventa imbattibile, nel senso. E questa è un po' l'idea. <m tiempo> insomma, un po' di cosine messe nel cassetto. Vabbè, le illustrazioni erano fatte un po' meglio delle altre cose di. Di Munchkin, ma vabbè. Ecco, ora ne abbiamo un altro da aggiungere al Pantheon. Guarda, ma ce ne sono di creature della de, de mia lore da aggiungere al Pantheon. Tutti principalmente eh, provenienti da video che feci ai tempi della terza liceo, in poi, insieme a Daniele. Daniele Limberti, mio amico delle foto, di Faranno Strana, eccetera. Allora. Farne Metes. Willy sono l'unigianese, alta toscana. E tempo fa nelle mie zone giravo un articolo sul fatto... Scusate, che potessero esserci sciacalli dorati nelle valli tra le Apuane e gli Appennini. Dopo vari avvistamenti, è possibile eh, come cosa? So che in Italia del nord-orientale ci sono e sono anche in espansione. S sono in espansione, credo la settimana scorsa, ne abbiano fotografato uno nelle Dolomiti bellunesi. Eh, zona in cui mi sembra di aver capito non erano stati segnalati. Non so se sono spinti così a sud, però mm, non sono assolutamente... Diciamo Aggiornato Su, su, su questa cosa qua. Quindi Mi dispiace non te lo so dire Però l'ultima cosa che so Se segnalazione è sulle Dolomiti Bellunesi Giallo76 animato a cattive intenzioni Granchio ovviamente Everybody Gangsta al team de Granchio prende il coltello Esatto Io aggiungerei lato positivo Famiglia sorridata. Sì ma in realtà Quello sarebbe più una cosa proprio mia Cioè nel senso Uh, questo era proprio una cosa a livello scientifico universale Che tutti quelli che sono appassionati Di scienze naturali eccetera Potevano diciamo fruirne Anche senza essere appassionati di quello che fu io Chiaramente lì il cinghiale Parabolico Non era in programma come non era in programma Di metterci uh, Famiglia suricata insomma Però come mostro però <ride> se faccio una versione mia A quel punto sì Ci sarebbero e do 2005, ma se fossero nati dinosauri con deformazioni, noi li considereremo una nuova specie. dipende se intendi. Per deformazione. Se intendi piccole variazioni individuali, è successo. Eh, deformazioni se intendi tipo storto. Allora no, dici, è, un, è uno storto nel senso. Giallo 76. Siamo sempre più vicini a Zoospark. Il gioco ufficiale. Eh, sarebbe bello. Giacomo K04, ma una bella tier list sui dinosauri. Che cosa intendi per tier list? Cioè, tipo, metterli dal più... tipo... bravo a fare le cose a un altro, tipo una no, roba del genere. Li fa tier zoom, se vi interessa. Cioè, ve lo scrivo in... C'è cioè, un canale che fa ste robe. La carta Giacomo Octopus, è eh, certo, ovviamente, <ride> può mancare. Eh, ah sì, ok, grazie a Luca che ha, che ha messo il podcast in... Uh, Tierzo Spark, <ride> grazie a Luca che ha messo il podcast in chat. Eh, ho messo l'altro giorno, su, scorsa settimana, ehm, eh, il podcast dove racconto la, la prima parte della storia di Free Willy. Non il film, ma proprio la storia dell'orca che usarono per il film, che è assurda, che si chiamava Keiko. Tu che mainy, Willy, intendi i main di, 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 di un gioco? O qualcosa del genere? Non sono, molto fuori, non sono molto dentro il gergo videoludico, ma credo che intendessi main di quel tipo. Insomma, quali sono i miei main di, di quale gioco? In outside. <ride> non so cosa, vuol dire, cosa, cosa fa riferimento outside parlando di main, vi chiedo scusa, ma non, non lo so. Non sono così brutte cose. Non riesci più a fare un live su Twitch? Sei morto e chiudi il canale. Almeno non ci sia Ruggero. <ride> esatto, <ride> una cosa del genere. No, nella, nella versione. Ah, outside del gioco di Erzu. Ah, ok. Non, non, non ci ho più giocato. Guardo solo. Ho guardato solo. E qualche video. Axel, ma fa a proposito? Stasera si ride a Ruggero. È in ride, Ruggero? Cioè, è in live? Fa poi, vedi. Science stream. Sì, dai, radiamo. Vediamo. Allora, Barba Scura fa spesso riferimento ai poteri forti. Tu che rapporti hai? Allora, io vengo pagato dai rettiliani, ma in realtà il vero complotto sono uh, quelli che dicono che i, rettiliali, che i rettiliani non esistono. Nel senso che uh, i rettiliani pagano le persone per dire che non esistono così che... Chi ha scoperto la verità, cioè chi dice che i rettiliani esistono, eh, funziona così. Il vero complotto è quelli che dicono che i rettiliani non esistono. Eh, quello. E i rettiliani li pagano per. Eh, esatto. Esatto, sono dinosauri rettiliani in realtà. Questo. E loro mi pagano abbastanza. Mi mandano un assegno di. Cioè, in realtà mi mandano caramelle più che altro, però fo a forma di dinosauro. E quindi sono contento. Allora, è un dinosauro dalle ossa sottili più che dinosauri rettiliani, Gianluca. Uh, allora, io direi di raidare Ruggero. Così, a caso Raid Ah, ok, non avevo capito Giallo che era una battuta Che non era un vero gioco, chiedo Venia Science stream Allora No, 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 ma che? Non mi hanno detto di chiudere però, se vedete un puntino rosso lato sulla testa è tutto normale. Allora, direi ragazzi io di eh, Raidare Ruggero. E, e niente, grazie mille davvero per, per la serata, per la chiacchierata. Mi vi ho detto, lunedì diventerà appuntamento fisso. Vi do appuntamento giovedì alle 21 per parlare di Spinosauro con il buon Bindellini. E poi, venerdì 18.30 video sull'Iguano Magari, magari, sì, non è partito il raid perché ancora non l'ho fatto partire. Eccolo là. Eh, magari praticamente si sì, uh, scus, si sì, come dire? Si sì, uh, vi do qualche spoiler sull'Iguanodonte giovedì, va bene? Grazie mille, ragazzi, per la compagnia. E ci vediamo presto, va bene? Statemi bene, grazie mille. Ah ecco, giustamente, in chat Che gli diciamo a Ruggero A Ruggero in chat gli diciamo cinghiale parabolico Esatto, bravo, bravo Leo Cinghiale parabolico da Ruggero